animali, dagli animali. Giustizia, giustizia per la Marena, per chi l'ha uccisa, sera galera. Animalisti italiani Ollus, in sinergia con il Partito Animalista Europeo, con la partecipazione delle associazioni di protezione e di volontariato animaliste nazionali, hanno organizzato una manifestazione di condanna per l'uccisione dell'orsa Marena che si è svolta a San Benedetto dei Marsi. Non ci sono altre strade! Se no sarà la rovina per tutti, per noi, per gli animali, per tutto il pianeta! Dobbiamo cominciare a difendere gli animali come noi stessi! Gli attivisti dell'associazione hanno espresso il loro lutto per l'orsa Marena, sventolando le bandiere animaliste con nastro nero, in segno di profondo cordoglio. Sulle mani dagli animali, spacciatori, sono i criminali. Per dare voce a chi voce non ne ha più, una povera bestia innocente è stata uccisa senza nessun motivo. Era un animale innocuo, un essere senziente, mamma di due cuccioli, e quindi non c'era nessun motivo per usare violenza, uccisione verso questo animale che era considerato e amato da tutti anche come un simbolo per la città, per l'Abruzzo. Quindi meritava tutto il rispetto e noi siamo qui a lottare non solo per Amarena ma anche per i suoi cuccioli, per gli orsi, altri orsi che hanno subito comunque delle ingiustizie, ma per dar voce a tutti gli animali che vengono maltrattati quotidianamente. Oggi è l'intero mondo animalista del volontariato è qui riunito in questo territorio per condannare in modo fermo l'efferato assassinio dell'orsa Amarena. Era un'orsa non pericolosa, mamma di due cuccioli, che è stata uccisa vilmente alle spalle da un assassino senza mezzi termini, si può utilizzare questo appellativo. Fatto poi con coscienza e volontà, in quanto è stata colpita la schiena. Diciamo che da abruzzese dico grazie all'Abruzzo, ai dirigenti del Parco Nazionale, ai dirigenti della nostra regione, perché noi abruzzesi amiamo gli animali selvatici, amiamo gli orsi e lupi a differenza dei trentini che li ammazzano. Se c'è l'eccezione, la mosca bianca del criminale assassino, cacciatore e macellaio che uccide un animale come Amarena, deve essere punito. Noi chiederemo al governo regionale di impegnarsi con la Meloni affinché la legge nazionale sul maltrattamento agli animali venga cambiata. Chiediamo anche in Italia la galera per chi uccide animali. E poi al sindaco di San Benedetto dei Marsi chiediamo un'altra cosa. Siamo in questa bellissima piazza, ci piacerebbe tornare l'anno prossimo per l'inaugurazione di una statua dedicata ad Amarena, come è stato fatto in Molise per un orso che era stato ucciso, mi sembra si chiamasse José, non ricordo il nome, in memoria, a eterna memoria, perché questa persona non deve dimenticare, che noi non dimenticheremo mai. Soprattutto vogliamo che i due cuccioli vengano seguiti, tutelati per sempre dal parco nazionale e non finiscano in gabbia. Giustizia, giustizia per Amarena!